Una bella partnership quella avviata dalla Cesare Pompiglio e dalla Villa Montallegro per seguire dal punto di vista medico dell'alimentazione, come vedremo tra poco, i vostri ragazzi che costituiscono tra l'altro un'eccellenza nel panorama della scherma italiana. Tutto questo sicuramente farà gioco per favorirne ulteriormente la crescita. Beh, innanzitutto voglio ringraziare, prima di tutto, Francesco Bertiriboli per la sensibilità che ha dimostrato verso lo sport in generale, in particolare verso la scherma. La scherma forse non tutti lo sanno, è lo sport che ha il più grosso medagliere olimpico italiano. Senza la scherma saremmo dietro molte, molte posizioni. Questa iniziativa è estremamente importante per tutti i ragazzi. Permette di individuare eventuali fattori di rischio, prima di tutto, e situazioni di disequilibrio alimentare che, con l'aiuto appunto dell'equipe medica di Montallegro, possono essere migliorate sicuramente in quasi tutti i nostri giovani atleti. La vostra società, tra l'altro, è sempre ai primissimi posti delle classifiche nazionali, a volte fate anche meglio dei gruppi sportivi militari, e quel che è bello sottolineare è che c'è un ricambio continuo. Beh sì, questo è sicuramente merito in piccola parte della società, che siamo la prima società sicuramente della Liguria, una tra le prime in Italia, ma per quanto riguarda i giovani, nella spada siamo la prima in Italia. Il merito più grande va sicuramente allo staff tecnico, in particolare a questa generazione di maestri, cioè Ezio e Paolo Zanobini. I ragazzi, insomma, Brenda Briasco, Gabriele Bino e molti altri ancora che stanno venendo fuori in queste stagioni, sono il vostro fiore all'occhiello. Beh, certamente, la differenza tra la nostra e altre società è che noi siamo praticamente una società monoarma, nel senso che facciamo spada. E l'altra cosa è che, come ha ricordato giustamente lei, noi abbiamo dei campioni affermati, pur essendo giovani di 21-22 anni, ma abbiamo anche dei giovanissimi di 15, 16, 17 anni che stanno dando grandi, grandi risultati. Luca Spigno, come si alimentano allora i giovani spadisti? Beh, dunque, diciamo che potrebbero anche alimentarsi meglio, in effetti. Stasera tirerò un po' le orecchie perché ci sono due o tre particolari che, rispetto agli altri sportivi, in effetti sono un pochino più carenti, aspetti dell'alimentazione che sono un pochino più carenti, come ad esempio la prima colazione, perché tanti di loro non fanno la prima colazione e questo sappiamo che non è bene. Il consumo di frutta e verdura che, pur essendo più alto dei ragazzi che non fanno sport, è comunque il più basso tra quelli degli sportivi. E tutto sommato, quindi, possiamo dargli qualche spunto di miglioramento. Sono ragazzi eccellenze della scherma italiana, sono ragazzi che vincono tante medaglie in Italia e all'estero e questo studio sicuramente può aiutarli a crescere ancora. Sicuramente, perché noi siamo fermamente convinti che l'alimentazione a livelli alti, quindi quando uno è già un campione, possa dargli quel quid in più per migliorare ulteriormente le sue performance sportive. Di questo ne siamo convinti.